Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, ben ritornati. Questo è il terzo giorno del quinto Festival Internazionale della Chitarra. Lo so che sembra che non ci sia amplificazione, in realtà non c'è, però uso il microfono così almeno poi quando ci rivediamo a Sud TV riusciamo a sentire bene anche la mia voce. Ovviamente non posso non chiamare accanto a me lui che in queste due sere mi ha affiancato nella conduzione della serata, Angelo Ruggeri, che è l'applauso. Sono preparati. C'è applauso, ma perfetto. Allora, volevo fare un po' il punto della situazione di queste tre giornate. Siamo alla giornata finale, c'è un po' anche di nostalgia e di malinconia perché siamo quasi alla fine, anche se chiudiamo col botto, nel senso che è una serata molto molto particolare, piena di ospiti, ma raccontaci un po' com'è andata in questi tre giorni. Grazie Maria Rosaria, buonasera a tutti. È stato un concorso veramente importante per noi, per la città di Eboli, dove da due giorni l'altro ieri e ieri ci sono stati i concorsi per chitarra, categoria solista per la chitarra, e dove sono passati tantissimi ragazzi di tantissime varie età, dalla categoria juniores, appena 10 anni, fino ai professionisti, e abbiamo poi terminato ieri sera anche con la bellissima cerimonia dove sei stata anche tu presente. Abbiamo premiato un po' tanti ragazzi, c'era tanto entusiasmo, tanta passione. Ho anche poi intervistato un po' prima i giurati, insomma i maestri che hanno ascoltato e quindi giudicato in qualche modo i ragazzi, e sono molto molto soddisfatti del livello che c'era quest'anno al Festival Internazionale della Chitarra. E volevo velocemente ringraziare coloro che hanno organizzato tutto questo, quindi partendo innanzitutto dal cuore, l'anima, come lo chiamo sempre io, il maestro Peppe Del Plato, da cui poi è partito tutto, quindi un applauso immediatamente a lui. Quindi Associazione Eboli Musica, Associazione La Via del Grano, in collaborazione ovviamente con il Comune di Eboli, Strumenti Musicali De Luca, l'Associazione City Art, e con il supporto della Fondazione Villa Betania, l'azienda agricola Punzi, Weboli, Liceo Musicale Perito Levi Daniele di Eboli, Anima e Corde. Non ho dimenticato qualcuno, Angelo? No, perché erano scritte, quindi Sansone. È un po' difficile. Sansone. Abbiamo avuto anche Sansone. Allora, io direi a questo punto di partire subito con il nostro ospite di questa sera, così anche perché fa un po' caldo e non ci dilunghiamo troppo. L'ho intervistato prima ed è un personaggio eclettico, particolare, profondo, simpaticissimo, un po' lucano, un po' parecchio lucano, ma un po' parecchio anche dell'Andalusia. Sì. Possiamo dire altro di lui? Sì, possiamo dire che tra amici lo chiamiamo il ghitano italiano. Però. Sì, è uno dei più importanti chitarristi flamenchi che ormai sono sulla cresta dell'onda a livello internazionale. È docente di chitarra flamenco e la sua cattedra si trova presso il Conservatorio di Terni. E che cosa dire? Lo possiamo chiamare, lo accogliamo con un grossissimo applauso, Juan Lorenzo. Lasciamo direttamente a lui, lasciamo lui, ci parliamo dopo. Thank you.
Juan Lorenzo, che in realtà è lucano. Di origine lucana, sì. Però sì. Poi che è successo? Che è successo? Che mi piaceva la chitarra flamenca e quindi me ne sono andato a Siviglia. Ci sono rimasto per tanti anni e quindi da lì è partito tutto. Che poi Juan sarebbe Juan, quindi non è cambiato niente. Cioè Lorenzo Giovanni. Il cognome, no, Giovanni in italiano. Però qui siamo in Andalusia del sud Italia, per cui però Juan ci piace di più. Juan è più originale spagnolo. Senti, mi puoi dire un po', io parlo chiaramente italiano con te, poi dopo sì. Vediamo con l'altro artista come fare, queste tre giornate come sono state qui ad Eboli durante questo festival, i ragazzi che avete conosciuto, come hanno suonato, vi sono piaciuti? Beh, per me è anche una sorpresa, non me l'aspettavo. Tre giornate molto ricche tra concorsi, concerti, e per cui e ho trovato anche un buon livello dei ragazzi. Buona preparazione. Sì, io sì. Sì. Soddisfatto della bravura, dell'abilità dei ragazzi? Sono stati bravi i ragazzi? Sì, sì, mi ha gustato, mi è piaciuto moltissimo, un livello fantastico, uno allievi impressionantemente, con una tecnica, gran musicalità, e por seguro che il maestro, il suo maestro, también corrisponde con la tecnica e tutto lo che lo allievi hanno conseguito. Quindi praticamente ha fatto il complimento anche al maestro, insomma, sì, che è stato bravo, sì, e quindi anche ai ragazzi, visto anche so parlare spagnolo. Eboli, la campagna, ci sei mai stato la prima volta? La prima volta in Eboli, sì. Fantastico, una edizione molto completa, molto completa, è un artista di gran livello. Llegamo l'altro ieri e molto bene, molto contento di partecipare e clausurare oggi il magnifico festival. Quindi questa sera ti esibirai insieme agli altri maestri, che cosa presenterai, che cosa suonerai? Sì, suoniamo musica tutta dedicata a noi, scritta per noi, scritta per mio fratello Francisco Cuenca, e suoneremo del nostro ottavo, otto CD, suoniamo non tutto, perché non tutto. Y bueno, todo música nuestra, música andaluza, música de la España, música dedicada a noi. Sí, anche ritmo. E anche ritmo spagnolo, sì. Un po' di ritmo, perché insomma sì. in queste due giornate abbiamo sentito tanta musica chitarra classica. Dove trovate l'ispirazione? L'ispirazione? Sì, per scrivere la musica. Sei mai stata, ti faccio io la domanda, sei mai stata in Spagna, a Siviglia, in Andalusia? Basta andare lì. Di passaggio, lì, non l'ho vissuta. Se tu vai là, l'ispirazione la trovi. La trovi come qua si trovano le ispirazioni per le bellezze di Amalfi, questa è, bisogna vivere l'Andalusia e si trova l'ispirazione. Ma si trova anche nell'amore l'ispirazione per scrivere le canzoni? Sempre, certo, certissimo. Senti, invece volevo chiedervi, sicuramente Lorenzo conosce bene, molto meglio insomma, per quanto riguarda le eccellenze culinarie, il cibo, i piatti tipici locali, hai mangiato, hai provato qualcosa? Ho mangiato tante varietà. È lo mejor. Lo mejor di tutto. Lo mejor è da Roma in giù. È vero. Vabbè, si mangia meglio in Spagna o si mangia meglio in Italia? No, questa cosa, Spagna e Italia, lo meglio di tutto il mondo, la meglio di tutto il mondo. Sai come dico io, le due Andalusie si incontrano, vero? Quella italiana e quella... Quindi ci sono delle affinità tra l'Andalusia e l'Italia, il sud Italia. Tantissimo. Sono simili? Similarissimo, sì, sì. La passione, certo, la passione, sono la stessa cosa, l'Italia e Spagna. Certo. E allora vuol dire che dobbiamo venire noi in Spagna, in Andalusia, a venire. Il football, si vence in Italia, per me è una gran, un acontecimento. E si vence in Spagna, la stessa cosa. Non ho capito, traduci. Se vince nel calcio l'Italia, lui è contento. Io contento. E se perde... In Spagna, contento perché ha vinto l'Italia. La stessa cosa per me. Vabbè, meno male che non la sentono in Spagna questa intervista. No. Non si sa mai. E allora l'anno prossimo magari potreste ritornare ancora, chissà. Non lo so, dipende da oggi. Oggi io non so se Tomato o gran esito. Se suona male, no. Ok, allora andiamo a sentire, grazie. Grazie. Thank you.
sul Regio Cammino di Matera, quindi noi la conosciamo meglio come la Via del Grano, quindi un punto di incontro importante grazie anche alla musica. Sì, beh, qui su Eboli e su Matera si possono veramente fare orchestrazioni, perché innanzitutto c'è la presenza dominante e illustre di Carlo Levi, che passa da Eboli e poi parla al mondo di Matera. C'è il problema della via Cammino Regio del Grano, che parte da Napoli e si ferma a Matera, e poi c'è la musica, che è legata a personaggi mitici della creatività musicale meridionale e che tocca anche la città di Matera col suo grande figlio che fu Duni, anticipatore di Rossini. Quindi ci sono tutte le chiavi di lettura perché la mia presenza oggi è coerente con questa mia disponibilità a venire a Eboli e poi la gratificazione per ricevere questo premio, che è un premio che al di là del valore simbolico è un valore di alleanza, è un valore di comunità e di territori che uniti debbono riproporre il tema di un nuovo mezzogiorno. Una grande responsabilità, Matera ormai è diventata più conosciuta rispetto agli anni scorsi, quindi da sindaco ha questo onere e onore. Beh, io sono stato, posso dire sottovoce, un costruttore di questa crescita, che si è tradotta soprattutto in una crescita della comunità, perché la comunità lentamente ha acquisito la dignità di essere rappresentativa di un luogo straordinario, unico e universale, e su questo abbrivio ha recuperato il valore identitario del luogo e ha creato l'autostima di se stesso per poter diventare attrice e non spettatore di ciò che avveniva. Oggi noi abbiamo la responsabilità infinita ma stimolante di poter rappresentare il Mezzogiorno, ma soprattutto di poter dimostrare e di poter costruire un modello positivo. Qualcuno ha detto e ha scritto, dopo la designazione di Matera a capitale europea della cultura, se ce l'ha fatta Matera ce la può fare l'Italia. E questo è il grande viatico, la grande responsabilità, ma anche la grande ambizione e la stimolazione per poter far bene e poter testimoniare la qualità di un mezzogiorno che cammina e che non si arrende. Ha conosciuto il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, che sta cercando in qualche modo anche di migliorare la città di Eboli. Vi siete scambiati qualche consiglio? Beh, innanzitutto un rapporto di amicizie che oggi si rafforza, perché io già sono venuto l'altra volta qui a Eboli sul suo invito per aprire questo orizzonte, questo scenario di collegamento e di alleanza. Io odio il termine sinergia, a me mi piace il termine alleanza di territori e di sindaci, e su questo, diciamo, cammino stiamo fruttificando progetti e sintonie, perché il punto centrale è avere una sintonia, un'armonia nella individuazione di un processo e di un percorso, e credo che con l'amico sindaco di Eboli questa sintonia esiste. Ecco perché io sono ospite gradito e sto per diventare cittadino di Eboli, perché basta che mi chiamate, io sono qui presente, piacevolmente presente nella vostra città. Thank you.
ho visto il nascere di questo festival e so bene le capacità che ha messo in campo il maestro De Plato. In pochi anni è diventato un punto di riferimento, contatti significativi, premi importanti come quello di oggi, la presenza anche del sindaco di Matera, quindi comunque gratificante per la nostra amministrazione comunale, che porta ancora avanti sempre di più un percorso di alleanza, come ha voluto anche evidenziare il nostro caro amico sindaco di Matera. E poi con questo evento si alza ancora di più il livello culturale della città e siamo ben lieti di ospitarlo nel bellissimo auditorium di San Lorenzo, perché è un piccolo auditorium che è proprio adatto anche per questa tipologia di musica. Un po' l'amministrazione viene criticata perché ci sono numerose feste, momenti culturali che noi riteniamo essere assolutamente importanti. Come vuole in qualche modo motivare la presenza di tanti eventi? Beh, credo che sia, forse deve essere un qualcosa invece da valorizzare. Si diceva che Ebola era una città spenta, una città morta, l'abbiamo ravvivata. È evidente che stiamo facendo tante altre cose. Questa mattina abbiamo inaugurato il primo Lido per le persone con disabilità, il primo a livello del provinciale, perché non ci sono lidi di questa struttura organizzativa. Abbiamo avviato l'ampliamento della raccolta differenziata nelle periferie, stiamo completando delle opere importanti e significative, abbiamo dato un'immagine della città totalmente nuova. E come si fa a non promuovere quello che sono iniziative che rappresentano un punto di riferimento, una promozione turistica e culturale? Si sono creati due consorzi nel centro storico, c'è una sinergia, c'è una voglia di partecipazione che è incredibile, ed è ben vengono tutti questi eventi che portano gente a Deboli, che creano aggregazione e che fanno in modo che la città cresca a livello culturale. Thank you.
i premi consegnati in queste sere alle eccellenze del territorio, sicuramente una su tutte per quanto riguarda il giornalismo è Edoardo Scotti, che è con noi questa sera e che rappresenta in qualche modo un punto di riferimento per quanto riguarda anche la Via del Grano, che come sai bene, insomma, è legato in qualche modo al Festival Internazionale della Chitarra. Parlando di questo e rapportandoci ai centri storici, no? Questo posto, tu ci eri mai stato ovviamente qua nel centro storico di Empoli? Io sono al 50% eboritano da parte di madre, mia madre era di Eboli, è nata ad Eboli, vissuta ad Eboli, con tutta la famiglia molto estesa, l'approfitto per salutarla come si conviene con la manina magari, no mamma non c'è più purtroppo, ma tutti i parenti e tutti i cugini, siamo in tantissimi a Eboli, per cui sto gioco in casa. Un centro storico che nel corso degli anni è stato valorizzato non del tutto ma in parte, e che anche insomma, l'attuale sindaco sta cercando di promuovere in qualche modo. Fa molto bene, perché io non lo vedevo da un bel po' di anni. Camminando stasera per raggiungere la sede della manifestazione, con grande entusiasmo e con grande gioia ho visto rivitalizzato questo centro storico, che ha bisogno ancora di più di essere rivitalizzato, così come i centri storici dell'area del Sele, anche quello di Campagna voglio ricordare, perché sono dei veri e propri gioielli che per anni purtroppo sono stati abbandonati e devo dire forse dimenticati, e in questo dobbiamo fare un mea culpa anche come giornalisti, perché no? Perché andare a parlare solo ed esclusivamente di questioni legate alla cronaca viva, ma può anche essere sterile e noioso per i nostri lettori, per i nostri telespettatori e così via. Andare alla valorizzazione dei centri storici proponendo una serie di manifestazioni, iniziative, e qui se ne possono fare tantissime, perché veramente è un centro storico che ho ritrovato molto ben messo, beh, qualche idea per la testa già mi sta passando, diciamo. Diciamo che è anche forse un modo per ritornare alle origini, a quelli dei nostri genitori, a quelli dei nostri nonni, che comunque sono nati nel centro storico, poi noi chiaramente man mano abbiamo preso altre strade, quindi è anche un modo per tornare e per ricordare. Ma sicuramente, è chiaro che c'è l'elemento nostalgico, dobbiamo stare molto attenti a non farlo prevalere su quello razionale, le due cose devono andare di pari passo, perché vedo queste piazze animate non solo dalla musica ma anche dal teatro, per esempio, e anche da premi giornalistici, per esempio, e anche da convegni legati e iniziative legate alla musica classica. Potrebbe diventare riferimento, e deve diventare riferimento, per la vicina costa cilentana e amalfitana. Quinto Festival Internazionale della Chitarra, abbiamo iniziato con qualche anno fa con una sala concerto San Lorenzo, questa è una chiesa sconsacrata che conosci sicuramente bene, non c'erano tante persone, poi nel corso degli anni man mano questa sala si è riempita tanto da diventare davvero a livello regionale un punto di riferimento, quindi vuol dire che non c'è più la musica di nicchia, vuol dire che la musica, anche quella classica come la chitarra che abbiamo visto in queste sere, comunque accorpa e fa attira gente. Nicchia, penso che nel settore della cultura e degli spettacoli sta nel nostro cervello, nel senso che noi riteniamo che sia di massa quello che a noi piace, tutto il resto è nicchia. Non è così, perché lo spettacolo e la cultura comprendono una varietà di settori, argomenti, specificità ed eccellenze, a iniziare dalla musica, ma non a caso citavo il teatro, non a caso citavo il cinema, perché per esempio qui vedrei molto bene fare rassegne cinematografiche nel periodo estivo, qui in questo centro storico, vedo già una piazza con delle sedie e con uno schermo montato, non magari solo il cinema di consumo, con qualche cinepanettone che nei confronti dei quali io non snobbo niente, per carità, però ecco, fare qualche puntata su settori e argomenti precisi, specifici, posso impegnare te e me nell'organizzare qualcosa da questo punto di vista, se ti piace il cinema, e poi abbiamo un altro specialista che ci sta riprendendo, per cui già siamo in tre a mettere insieme un comitato per organizzare queste iniziative. Ci sto, Edoardo, grazie mille. Grazie a voi. Thank you.
Beh, insomma, sicuramente non è facile suonare con questo caldo, anche perché le dita chiaramente sudano e quindi difficilmente, ma lui è riuscito davvero in maniera egregia e sublime a raccontarci e ad emozionarci, ma del resto non poteva essere diversamente. Buonasera anche ad Antonio Manzo, che è arrivato. E allora, tra l'altro abbiamo un bel parterre di giornalisti, perché c'è anche Edoardo Scotti, facciamo un applauso anche al giornalista della Repubblica che ci ha raggiunto, Antonio Manzo del Mattino, c'è il nostro sindaco Massimo Cariello, insomma poi dopo li chiamiamo tutti a raccolta per la consegna dei premi. Allora Angelo, un altro momento importante quello che ci aspetta, grande emozione anche adesso con un altro grande artista che viene dall'Andalusia, anche lui ha apprezzato molto il nostro territorio, il nostro centro storico e anche i nostri piatti tipici, ha detto che ama l'Italia quanto la Spagna, addirittura mi ha raccontato, io non ci ho creduto molto, mi ha raccontato che quando c'è la partita Italia-Spagna fondamentalmente non sa per chi fare il tifo, tu ci credi? No. Nemmeno io, però io ho fatto finta di crederci perché mi sembrava giusto come nostro ospite. Allora Angelo, dai, andiamo a presentarlo. Sì, in questo momento gli ospiti che entreranno su questo palcoscenico è un duo anch'esso d'eccezione e con un programma particolare, ma è per quanto riguarda anche l'ensemble, è un ensemble particolare, perché come avete visto alle nostre spalle c'è un pianoforte aperto e questo pianoforte farà un connubio musicale insieme ad una chitarra classica. E chiaramente ci staremo chiedendo, ma com'è possibile che una chitarra classica così piccola dal punto di vista di costruzione possa tenere banco a uno strumento di questa grandezza? Ebbene, loro ci riusciranno come lo hanno sempre fatto, perché sono degli artisti veramente eccezionali e unici. Li possiamo presentare, li facciamo entrare, sono Francisco Cuenca e José Manuel Cuenca. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie, grazie. Rimanete con noi, Angelo, mi raggiungi così completiamo, potete anche posare le chitarre, come volete voi. Allora, facciamo, organizziamoci per la consegna dei premi, quindi ci raggiunge anche Juan un po' più avanti, il maestro del Plato, il sindaco Cariello, e poi consegniamo prima i premi ai nostri artisti della giuria e poi abbiamo un'altra consegna da fare. Allora, come è stata questa esperienza? Lorenzo, vieni a tradurmi, se lo facciamo come prima Totò e Peppino e non era proprio il caso. Allora, com'è andata questa esperienza di questi 3 giorni qui ad Eboli? Bene, ripeto quello che ho detto prima, un'esperienza bella, ma soprattutto quello che è bello è vedere i giovani, dei ragazzi preparatissimi, veramente hanno un buon livello, questo mi fa piacere e sono contento perché chi fa cultura deve essere appoggiato. Sicuramente sì. Allora, consegniamo il sindaco a Juan Lorenzo. Eh sì, sei qui, approfittiamo così. Tanto per cambiare, insomma. Fate una foto anche col maestro del Plato, così è una foto ufficiale. Eccola qua. Perfetto. Grazie. Adesso te ne mancavano, insomma. Il peso della cultura. Il peso della cultura. Sì. Poi consegniamo ancora il prossimo premio, che poi è un riconoscimento, un ricordo, insomma, dell'esperienza qui, a Francisco Cuenca Morales. Ho detto bene? Più o meno? Ah, ok. Facevo esercitazioni fuori. E ovviamente a José Manuel Cuenca, i due fratelli. Fratelli, sono fratelli. Lo consegna al maestro del Plato, se ci serve. Grazie. Facciamo una bella foto di rito. Grazie. A chi? Allora, poi abbiamo il giornalista dell'Espresso Edoardo Scotti, raggiungici qui con noi. Vorrei anche Antonio Manzo del Mattino, facciamo consegnare ad Antonio Manzo a questo punto il premio a Scotti, lo consegna Manzo, mi sembra anche una bella cosa. Cioè, il pianoforte che c'è appunto che sta. Sindaco, siamo stretti, l'anno prossimo inventiamoci. Il chiosco di San Francesco. Il chiosco, anche il chiosco, ci può piacere, ci ragioniamo, maestro, ci ragioniamo. E allora, consegniamo a Antonio Manzo, che consegna a Scotti per la sua. Ovviamente è importante dire che questi premi, Edoardo, sono stati realizzati da un artista ebolitano che si chiama Pasquale Ciao, che non so se è qua presente stasera. Ah, ecco, perché ti ho visto prima, ecco, facciamo un applauso, fatti vedere, scusa, Pasquale. Prima parlavamo con Edoardo della bellezza del nostro centro storico e dell'importanza della valorizzazione e della promozione di queste bellezze che noi abbiamo qui, no, vero Edoardo? Sì, parlavamo in particolare, ci pensavo mentre tu presentavi splendidamente e ascoltavo i maestri, anche di una domanda che mi hai fatto a proposito della cultura di nicchia. Bene, quello che abbiamo ascoltato oggi, eseguito in maniera magistrale, secondo me, dai nostri maestri, possiamo ritenere che sia, Antonio, rispetto a quelli che sono i nostri gusti legati molto alla televisione, legati molto ad internet e a quello che il commerciale ci propina, può sembrare una musica di nicchia. Questa è la vera musica tradizionale e popolare, ascoltata ed eseguita per secoli da popolazioni del Mediterraneo, ma di tutto il mondo. E anche per questo vorrei ringraziare per questa splendida serata tutti voi, per questa organizzazione, perché veramente non me li aspettavo, mi sono emozionato. Antonio, allora,
Allora, io devo motivare il premio a Edoardo Scotti, il collega di Repubblica, perché il maestro del Plato e la collega Rosaria Sica mi impongono di parlare, io lo faccio volentieri. Edoardo Scotti è un collega autorevolissimo del giornale del quotidiano La Repubblica, Gruppo L'Espresso, ma soprattutto è un uomo che ha radici ebolitane. Voi dovete sapere che la mamma di Edoardo era la sorella di un nostro straordinario figlio di questa città, il professor Gian Galeazzo Visconti. Per cui il valore del premio è doppio, un riconoscimento professionale ad una brillante carriera e la riscoperta, o meglio, il rinsaldarsi di una radice con la nostra città. Noi dovremmo giungere un giorno a fare un grande club Amici di Eboli per tutto il mondo. Lo dobbiamo fare perché è la città che ha bisogno di amici, che dobbiamo offrire ospitalità, amicizia. Non paghi tu, non chiediamo. No, nel senso che dobbiamo allargare cuore, mente, ragione, passione a tutti quelli che nel mondo possono e amano la nostra città. E vi assicuro che sono veramente tanti, ancora non scoperti, inesplorati, e li dobbiamo portare tutti qui, debbono venire tutti qui. Non è una minaccia. Sicuramente grazie. Grazie a tutti. Forse penso che sia il caso di cedere il microfono anche al direttore artistico organizzatore. Volevo soltanto anche ringraziare la presenza di Ornella Trotta, che è un'altra egregia collega, e quindi anche a lei va un applauso, perché Io volevo soltanto ringraziare ovviamente l'amministrazione, il sindaco, tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questo quinto festival. Ovviamente il maestro Angelo Ruggeri, che mi ha coadiuvato, diciamo, in tutto il percorso. Il cavaliere Damiano Faccenda, che come sempre è con noi. E andiamo fuori, la serata prosegue. Come al solito Peppe di pochissime parole, ma tanto lo conosciamo tutti e sappiamo quanto amore e quanta passione mette in questo evento. Ovviamente sì, e l'evento prosegue perché questa sera c'è un'altra parte, sono ci sono i briganti dell'Ermice all'esterno, quindi ci andiamo a rinfrescare in questo giardino meraviglioso che abbiamo qui fuori. Grazie a tutti per essere stati con noi ancora una volta, e ovviamente vi rinnovo l'invito per il prossimo anno, noi ci prepariamo per tempo. Grazie a tutti. Grazie.